Ragazzi, sono Mocio e sono in partenza per Roma. Non so se vi rendete conto, ma sto per mangiare una carbonara a casa di Franchino. Quindi, più invidiato di YouTube Italia in questo momento. Guardala qua. C'ha questo bel colorino, ma guardala com'è bella coperta. Questa è la famosa pizza con le polpette. Pazzesco. Guardate qua. Che leggerezza. Cioè, è un piatto questo. Non è una pizza. Riduttivo chiamarla pizza. Hai dato una bella definizione. Adesso c'è il bonus. Allora, adesso c'è il bonus. Esatto. Che sarebbe? Ovvero, tu sei appassionato di cucina americana e quindi anche del modo di cucinare la carne. Ovviamente. Ma tu hai mai visto invece usare mai un termometro per la temperatura della carne? No. Hai mai visto usare determinate accortezze che invece sono nella cultura? Le ho viste solo quando cucinavo io. Sempre. Esatto. Uno su tutta la popolazione. Esatto. Grandi grigliatori. Costine bruciate, dentro il crudo. Non è vero niente. Mentre gli statunitensi hanno la cultura del barbecue. Sì, loro sì. Adesso questa cosa del barbecue con questo che stiamo andando a fare adesso non c'entra nulla. Però tu sei appassionato quindi del sì. modo di un, tutto un modo di cucinare la carne, le affumicature, le ribs, insomma tutta una serie di cose che non appartengono alla nostra cultura. La nostra cultura della carne poi si rifà principalmente soprattutto alla Toscana. Ovviamente a Fiorentina, quelle robe e lì. Queste solite. Robe lì. Buonissime, perfette e tutto quanto. Ma come del discorso della pizza, no? Sì. Che per la pizza napoletana poi passa nel secondo piano altre, la pizza romana, sì. La pizza milanese. Vero. E così c'è la carne romana. La carne toscana viene stata totalmente bypassato. Come noi a Roma invece mangiamo la carne, perché noi ti giuro non Roma, ne ho mai sentito parlare, no, cioè, a parte anche, i salti in bocca alla romana tipo. Perché noi a Roma abbiamo un nostro modo. Mi proprio nostro. Ti giuro che non tradizionale so... di mangiare la bistecca. Quindi adesso ti bistecca porto, romana. Bistecca romana, mai sentita, giuro, mai sentita. O potrebbe stupirmi o potrebbe lasciarmi interdetto. Mi fa americana Roma? E te faccio fa americana Roma. Bisteccheria Olivieri, eccola qua. Oddio, non è che lo fa da tanto lui, eh? Sì, sono un paio d'anni. Manco tanto. È l'apprendista? Diciamo, è l'apprendista. Diciamo lo stagista. Stagista. Io lo stagista, raga. Io ti chiedo, tu bistecca, perché due? Perché una la voglio dolce e amabile. Sentiamo le differenze della scottura esatto. del manzo. Faccio due bistecche alla romana. Va bene, vai. Abbiamo ordinato due bistecche. Due bistecche. Scottona, diceva, e manzo. Però il come la fanno? Come la fanno, ma poi anche la come la tagliano, perché so del mestiere. Allora, io. Ah, eccole. Sono andato in Danimarca. Perché vai a assaggiare due differenze proprio. Ma scusa, ma allora, la tagliata? Perché la tagliata non, non esiste. Perché la tagliata non esiste? Io, perché non stiamo in pizzeria, non esiste. Non è una bistecca tagliata, ma che dai? È il prato, me dai. La gente convinta che la scottona sia un animale, una razza. Parla solo d'età. Ecco, ragazzi. Parla solo d'età. È come... Non figliata è più morbida, più dolce. Quando... È certo. Come una donna. Differente. Che è più matura. Ma questa è giovane, c'ha poca birubina al sangue, questa non ha di più, questa già 20 vede, mesi, scusa, quindi il colore già sembra meglio esatto, il colore. Guarda, ma poi anche il grasso da una parte giallo. Questa c'ha 6 anni ha svaccato, questa è un... carne danese quindi. Questa è danese. Così assaggiamo proprio le due differenze delle bistecche. Ci sto, vai! Che dici? Come di te? Vediamo, c'è lo spessore della bistecca che come mi avevi detto le famose tre dita non esistono e cottura sì media quasi direi a mappa. Assaggio, mamma il grasso sa di erba non c'entra niente con le bistecche americane, cioè come sono abituato a mangiarle, gli spessori, ma il mood proprio, diciamo, è totalmente diverso. Allora, secondo me c'è una sorta di richiamo alla trattoria toscana, nel senso, no, di sapore
casereccio rustico. Tre pezzi di carne e un pezzo di pane. Il sapore di questa carne è spaziale. La bistecca è anche più bassa, più facile, meno impegnativa. Però di più facile lettura. Sì, sì, esatto, da quel punto di vista, no? Cioè non mangi la carne. Tanto ho fatto la piastra, a me piace sempre perché non c'è una maillarda estrema in questo caso, anche perché la bistecca è fatta super naturale, penso senza niente viene condita poi. E lascia tantissimo spazio al sapore della carne, che in sto caso è fantasmagorico. A Milano non c'è un posto dove si può mangiare una bistecca, secondo me, così, in maniera semplice. Cioè, se devi andare a mangiare una bistecca a Milano, devi per forza andare in un posto pettinato, infighettato, ma una bistecca così buona in un posto così facile non esiste. Non ti dico che migliore delle steakhouse che ho assaggiato, ma magari è migliore, però peggiore, non è quello infatti il termine di paragone. E sono due cose proprio diverse. È buona? Sì. Sì, no. Molto buona. Ti piace? Sì. Sì, no. E poi mi piace tantissimo la facilità con cui siamo qui a mangiarla. No mouse ring, no niente. Cioè ragazzi, perfetta, perfetta. E non ha perso nulla. Guarda. Nulla. Tanta roba. Allora, stessa razza, quindi sempre Danimarca, 6 anni di più, si vede dal colore, si vede dal colore del grasso, c'è un minimo di mouse ring ma veramente nullo, cioè proprio niente. Bella cottura, guardala qua. Vediamo. Becca del spicci, va. Totalmente differente tra l'altro, leggermente più forte, ma più forte però sempre forza dell'età. Stramorbida. È proprio il discorso che facevamo prima, è una bistecca. Si capisce che c'è del lavoro dietro a livello di selezione, perché è un prodotto perfetto. No, proprio buono, cazzo. Te la servono con una confidenza, come dirti, guarda che tanto ti piace di sicuro, fidati che è buona. Intanto l'ingrasso qua, un po' più forte, senza essere esageratamente estremo a livello anche di sapore. Si sente gli anni, si sente la frollatura, si sente quel sapore un po' nocciolato, diciamo, un po' di quella roba lì. Nocciolato, ciao. Vero? Bellissimo. E strepitosa, è strepitosa. Andate anche in Toscana a mangiare la fiorentina, ma questa è una gran bistecca. Per essere un filetto, per essere un filetto, minchia, non è delicatissimo. Io sono più fan del controfiletto. Assolutamente anche io. Allora, mi hanno appena proposto il dolce di carne. Secondo te mi tiro indietro? Dolce di carne, bello. Hai cambiato idea rispetto a me, dolce di carne. Sì, sembra che tre fasi, perché ci hai messo lo zucchero a velo, quindi spieghiamo le tre fasi. Vai, vai. La prima fase è il dolce di carne. Sì. Seconda fase. Lo mangerei, credo. Lo mangerei, cazzo, è buono. Pan biscotto imbevuto, sì, con liguore all'arancio che abbiamo fatto l'altra settimana. Tartare, crema mascarpone. Da una parte c'è la marmellata al limone, dall'altra parte c'è la immagaviale. Secondo me mi piace. No, è strano perché se mangiassi ad occhi chiusi non capirei che carne. Ma se tu ci pensi bene, però la carne cruda ha quell'agrodolce che c'è la tartare del pesto. È quello, no? E che anche che è talmente morbida che al secondo morso si scioglie un po', mischia col tutto, che non è eccessivamente dolce e dici vabbè copre tutto col dolce, no. No, no, perché questo pan di Spagna è giusto, bevuto poco tra l'altro, e c'è quella bella agrumosità che era stata da paura con la carne. Cazzo, mi è piaciuto veramente. A Milano ci farebbero un locale apposito su una cosa del genere. Devo dire che Franchino si tratta bene. Carne, carne di Roma, vabbè, dolce con la carne, sono rimasto così. Senti, dove siamo? Siamo a casa Manfredi, che è una pasticceria su Via Laurentino. Vedo riconoscimenti, pasticceri, sì, eccetera, eccetera. Lavorano bene. Panettoni anche. Dolce dolcino, cioè hai preso 2000 robe, non so io. No, hai preso due dolcini, allora, che li volevi assaggiare. Lì non volevo assaggiare il panettone, tu. Però il panettone dove vieni da Milano, cioè assaggialo come noi a Roma facciamo il panettone, no? Fagli vedere il panettone, ah, dai. Questo è il cioccolato, però non è quello classico. Sai che non sono un amante del cioccolato, ma lo assaggio. Lo so, lo so. L'umidità mi sembra bella, eh?
sai cosa dico sempre? Non sono un grande amante del cioccolato, ma questo è buono. È un signor panettone. Come sempre, sul panettone l'impasto fondamentale. Che sì, se non è umido come questo, non lo mangi più. Non mi piacciono tantissimo le robe al cioccolato, ma lo apprezzo molto. Non è eccessivamente dolce, non sa di lievito, non sa di cose, non sa di, sai cosa? Alcuni poi che mangi sanno di alcol, cazzo, sanno di roba chimica, no? Di roba chimica. Beh, molto buono, buono. Questo era quello che in realtà volevo prendere, quindi questo bignè di pasta choux con crema al zabaione e ricoperto di caramello, che è bellissimo, posso dire? Questo è veramente bello da vedere. Questo è strepitoso, mamma mia. 10. Ma dietro questo, ecco, questo sì, 10. Porca vacca, il caramello sopra questa consistenza poi a me fa impazzire totalmente, perché ti scrocchia in bocca, è proprio duro, eh? Cioè poi come se fosse un vetro, un cristallo che ti si rompe tutto in bocca, rimangono queste bricioline che continuano a scrocchiarti sotto i denti, ma allo stesso tempo ti arriva la crema al zabaione con crema, quell'alcol zabaione giusto che si sente, e freschissima. Quindi è fatto da loro, buonissimo. E non ma infatti, comprati e sinigati, ma infatti, no? La pasta è quel giusto chewy, perché la pasta chewy deve essere un po', non è gommosa il termine esatto, però ha un po', no? Quella consistenza così, ma allo stesso tempo è leggerissima, metti in bocca e via. Ma se dovessi pagarla, potrei pagarla 4-5 euro. Ok, però io non voglio dire una castroneria. La pasta che hai mangiato a pranzo, sì, è queste passe qui costano 1,50 euro. Facciamo 3,50 a Milano. Glielo chiedo per... Confermami? 1,50 euro alla vendita, 2 euro da seduto. 2 euro la seduta, sì, no, mi danno di più. Ma era veramente buonissimo quello. C'è una ciambella che si mangia a New York che è fatta allo stesso modo dell'altra. Tipo con questo creme brulee, no? Con caramello, insomma, sopra. Che mi ha ricordato proprio quello. Ovviamente lì non è ripieno lo zabaione, ma c'è quel contrasto tra la consistenza della ciambella super morbida e lo scrocchiare del caramello che la ricopre, che mi lascia sempre stupefatto. Mi ha ricordato un po' gli Stati Uniti, ma ora ci becchiamo anche quello con la crema alla vaniglia, non facci mancare nulla oggi. Questo semplice, senza caramello sopra, senza caramello, sempre bello, tra l'altro dimensione generosa, cioè non un bigliettino pieno. Ora ho mangiato lo zabaione, quindi questo mi sembra un po' più normale. Preferivo quello di prima. Pure la pasticceria. Conclusioni finali così prendo, come sì, mi vengono. Allora, esperienza di un turista a Roma. Vabbè, di un turista accompagnato insomma da una signora guida. Come dicevo, non è che... come dicevo prima, no? È difficile districarsi nei consigli che si trovano su internet ormai, perché i consigli sono nati per agevolare la vita delle persone in cerca di consigli, ma ormai ce ne sono talmente tanti, tutti si sentono di dire a loro, che si è perso un po' il senso del consiglio, perché io personalmente non mi fido di nessuno quando mi consigliano un locale. Preferisco sempre, è difficile che io vada, ok, mi fido di te, andiamo lì, molto difficile. Oggi l'ho fatto con Franchino, che questa cosa però si è molto mescolata sul fatto, sì, della mini battaglia che sto portando avanti proprio delle pubblicità occulte, quindi creando confusione sotto questo punto di vista, che molte persone quando fanno pubblicità non lo dicono, e allora poi tutti, chi invece lavora bene o fa una recensione che è realmente, sì, una recensione, viene confuso con un e la consiglio, gente non capisce più niente, perché se invece leggessimo tutti pubblicità quando viene fatta, significa che quando non lo leggo è una recensione reale e ci sarebbe più fiducia. Invece adesso purtroppo si è creata un po' di confusione. Sì, poi non solo, secondo me, perché c'è proprio una questione di del fatto che tutti si sono messi anche per questo motivo a fare, certo, no? A consigliare. Non tutti possono farlo,
perché non è che tutti possono fare questa roba, devi anche essere a conoscenza, perché tutti secondo me possono fare una pubblicità, ma non tutti possono fare una recensione. C'è anche da parlare di questo aspetto. Bisogna chiarire un sacco di punti. Mi date una mano a chiarirli? Ti diamo una mano. Datemi una mano a chiarirli, volentieri. Perché tanto il pensiero è, credo, condivisibile. Assolutamente. Condiviso. Anche perché io faccio questo lavoro, faccio questo lavoro, lo ripeto, che, certo, che è un po' è quello un che... Esatto. E faccio le recensioni, faccio le pubblicità. Sono... cose diverse. Cose diverse. Sono due aspetti del mio lavoro che... A volte coincidono, a volte no. Chiariamo bene la situazione anche col pubblico e con l'utente. Parliamo, perché giustamente, come dici tu, poi si vengono a chiarire queste cose che di chi mi fido? E allora sembra che mi devo fidare solo di chi non fa le pubblicità. E invece no. E invece perché no. La pubblicità è l'anima del commercio. La pubblicità, esatto, va fatta. Esatto. Deve avere due principi fondamentali. Deve essere vera e quindi non ingannevole. E dichiarata, quindi non occulta. Al momento che è vera e esplicita, va fatta. Sono d'accordo con te. Ringrazio Franchino ovviamente per avermi ospitato, per avermi fatto vivere questa giornata da americano a Roma stupenda. Ma grazie a te, è stato un piacere, mi sono divertito. Ho mangiato la carbonara a casa di Franchino. Ho mangiato la bistecca a Roma, che sinceramente non mi aspettavo di mangiare. Supplì, meraviglioso, la pizza scrocchiarella, veramente buona. Puntarelle ce l'ho, le puntarelle ce l'ho ancora lì, diciamo. Il supplì ci sarà modo di farti mangiare il supplì della tradizione, della tradizione con le rigaglie di pollo, però comunque tornerò, supplì dove sei magnato. Tornerò a Roma e mi porterai a mangiarlo e ti ringrazio veramente per questa giornata. Non mi fido di nessuno, mi hai portato in quattro posti dove non... Potresti chiedermi un consiglio quando sì, arrivi a Roma. Potrei sì, essere una di quelle persone che chiami. Mi sento che mi posso fidare di te. Sto Dionigia, dove posso andare a mangiare? Sì, potrei fidarmi. Potrei fidarmi. È stato un piacere, grazie, bello mio. Grazie ancora. Grazie. Ragazzi, ovviamente seguiteci sui nostri canali, su Instagram, TikTok. No, TikTok anche io non ci sì, sei. Sì, come ci no? Sei, non lo sapevo. Sì, ma lo uso beceramente proprio. Sì, ya.